Un reato antico e spesso accostato alla criminalità organizzata del Mezzogiorno. Parliamo del contrabbando di sigarette. Ad Agnano i carabinieri della locale stazione, insieme a quelli del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli, hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri Alfonso Canonico, 62enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma sono stati impegnati in un servizio a largo raggio tra Fuorigrotta e Bagnoli, con diverse perquisizioni domiciliari e nelle aree condominiali delle zone maggiormente sensibili. Nella lente dei controlli pregiudicati e persone già note alle forze dell'ordine. Durante le operazioni i carabinieri hanno perquisito un box a Via Righi in zona Ippodromo. Il locale era nella disponibilità del 62enne e tra le bottiglie d'acqua, le buste di patatine e bevande varie alla scoperta. Rinvenuti e sequestrati 430 kg di bionde illegali che sono costate all'uomo le manette. Arrestato, l'uomo è stato trasferito nel carcere di Poggio Reale in attesa di giudizio.